direttamente dal centro di Main Street c'è il Disney House of Mouse. Chi è che bussa qui all'House of Mouse? Benvenuto nell'House of Mouse. Se vuoi la banda suona anche Strauss. Quanta musica nell'House of Mouse. Vieni con noi, un ballo e poi tu non te ne andrai dalla House of Mouse. Che vuoi tu, è mitica, caotica, non smetterà più. Guarda qui la tua energia, è un mondo di gioia e di magia. La banda sta cominciando a suonare, entra su, tu non puoi mancare. Ehi, hey, bambolina, vuoi ballare? Dai, prova a seguirmi se ce la fai. C'è tanta musica nell'House of Mouse, su, entra con noi nella House of Mouse. E ora il topo conosciuto in tutto il mondo, Topo Lino! Salve gente, benvenuti allo spettacolo! E ora è arrivato il momento di salutarci! Ci vediamo presto! Uno spettacolo più corto di noi! Oh, no, 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 lo spettacolo continua! È solo che io e Minnie abbiamo deciso di andare in vacanza! E fino al nostro ritorno lo spettacolo sarà diretto dai nostri amici Paperino e Paperina! Non posso crederci, stiamo davvero andando in vacanza! Credici pure! Ecco qui due biglietti per una crociera all'isola Waki Waki! Era ora che vi faceste una vacanza! Non preoccupatevi per noi! Succedere qualcosa al club? Non li hai sentiti? Hanno detto di non preoccuparci. Guardate, ci siamo organizzati alla perfezione. Orazio? I cartoni sono pronti. Pippo! Specialità di stasera, fesa di manzo ripassata in salsa alla crema. E Clarabella vi ha preparato le valigie. Fiocco rosso, vestitino, scarpe gialle. Pantaloncini rossi, scarpe gialle, guanti bianchi. Conosco i miei classici. Fantastico, pronti a partire. Non so se sono pronta. Santo cielo, Minnie, le chiavi le ho consegnate. Le bollette sono arrivate. E sono state pagate. Ce la possono fare, Minnie, andiamo. No, e per lo spettacolo avete ingaggiato buoni attori? Ma certo, ci ha pensato Paperino. Non avrai ingaggiato Taddeo, vero? Già, l'ultima volta si è schiantato contro... Ah, non la cicletta! Ci farò le scarpe con te! Non preoccuparti, ce la caveremo! Oh, Topolino, forse non dovremmo partire! Niente più, motocicletta! Ricorda, Paperina, mai scordarsi di avere qualcosa a portata di mano per bucargli le gomme! Salve, noi non siamo ancora partiti, ma questo non vi impedirà certo di andarvene in giro per il mondo! Oltre un secolo fa, prima che gli aerei intasassero i cieli... ho detto prima che gli aerei intasassero i cieli, grazie! Il mondo era un luogo molto più grande, specie per un topo. Topolino era il contabile dell'orfanotrofio Humbleton. Buongiorno, Clarabella! C'è resta per la poppata oggi! Yeah! Hey! Però è venuto carino! Nonostante i suoi sforzi, l'orfanotrofio aveva dei grossi problemi economici. Fatture. Oh, caspita, come faremo a pagarle? Ehi, cos'è questo? Egregio signor Topolino, congratulazioni! Lei ha ereditato una fortuna! Pubblicità. Aspetta un attimo! Per reclamare la sua eredità, lei è atteso al Reform Club alle ore 6 in punto. Distinti saluti, Paperon de Paperoni. Oh no! Sono già in ritardo! È in ritardo! Domando scusa, le prendo lo stesso i soldi? Ah! Questo è da vedersi! In qualità di esecutore testamentario del suo prozio, è mio dovere eseguire alla lettera le sue istruzioni e trasmettere a lei il suo patrimonio. Oh, caspita! L'orfanotrofio è salvo! Ma questo
solo nel caso che io la giudichi un affidabile, operoso e puntuale membro della società. Lo sanno praticamente tutti che ci si può fidare di me e non c'è dubbio che Pippo e io lavoriamo sodo per mandare avanti l'orfanotrofio. E che cosa mi dice della puntualità? Cioè, nel fatto di non arrivare tardi? Già, per esempio del fatto di arrivare in orario a un appuntamento importante come questo. Oh, non fare il taccagno come tua abitudine e dai al ragazzo i suoi soldi. Sì, in fondo questo ragazzo è un buon diavolo. Darò con piacere i suoi soldi al signor Topolino. Caspita, grazie. Non appena avrà superato un piccolo test che provi la sua puntualità. Un test? Che genere di test? Che cosa ne dice di un giro del mondo in 80 giorni? Un giro del mondo in 80 giorni? Ma dovrà prendere un sacco di treni! E di piroscafi! E mai essere in ritardo! Neppure una volta! È un test perfetto! Partirà oggi, 1 ottobre, il che vuol dire che dovrà essere di ritorno qui il 19 dicembre, alle 6:30! Le auguro buon viaggio! Allora, se il ragazzo per ipotesi non riesce, che ne sarà dei soldi? Se il signor Topolino non supera il test, la sua eredità passa interamente all'esecutore testamentario. Ma l'esecutore sei tu! Esattamente! Oh, Pippo! Oh, io, Topolino, davo un'occhiata alle fatture. Metti giù quella scopa e prepara i bagagli! Facciamo il giro del mondo in 80 giorni! Coraggio, andiamo! Cos'è questa fretta? Non si parte che fra 80 giorni! Così Topolino e il suo strampalato compagno di viaggio andarono in nave da Londra a Parigi, dove c'era un treno che non aspettava. Presa la coincidenza appena in tempo, arrivarono in Italia, a Brindisi per l'esattezza. Pippo, ti dispiace? Scusa. Da Brindisi attraversarono il Mediterraneo fino in Egitto, poi il mare Arabico fino a Bombay. Erano in perfetto orario sulla tabella di marcia quando... Che razza di sfortuna! Addio speranza di farcela ora! Ehi, Topolino! Prendi i bagagli! Possiamo andare con l'elefante delle 8! Una giovane e bellissima principessa fatta apposta per te che va a sposare un altro? Va bene, andiamo. Aspetta, non possiamo andarcene. Perché no? Dobbiamo salvarla. Salvarla? Ho detto salvarla? Topolino. Psst. E tu chi sei? Un amico. Un topolino! Andiamo! Grazie per avermi salvata! Dove stiamo andando? A fare un giro del mondo in 52 giorni! Ah, hai sentito?
detto, il ragazzo è arrivato a Bombay. A quanto pare dovrai passarlo di mano quel tuo patrimonio. Non necessariamente. Farò in modo che il nostro caro signor Topolino abbia gli 80 giorni contati. E ora facciamoci dare dei buoni consigli dal professor Pico de Paperis. Salve a tutti! Oggi vi metteremo in condizione di affrontare la fase più terribile e stressante di un viaggio, cioè la preparazione di valigia. Ed esattamente vi insegneremo come fare per metterci dentro le vostre cose. Prima di tutto dovete aprire valigia. Secondo poi dovete calcolare il vostro SI, spazio interno di valigia. Ora moltiplicate SI per CVPV, cose che volete portare con voi, e aggiungete PD, peso del di dietro, il peso che può esercitare il vostro di dietro quando dovrete sedere su valigia. Così otterrete un numero che sarà il numero di valigia in più di cui avrete bisogno per portare tutte le vostre cianfrusaglie. Buona fortuna! Il professore ha un clandestino in valigia. Alla prossima! Sì, o perderete la nave. Quasi quasi aspetterei il prossimo atto. Chi è di scena? Gli elefanti rosa. Oh no! Elefanti rosa! Elefanti rosa! Devo farlo, vedo un po' strano. Ma che deve te? No. Dobbiamo liberarci di questi elefanti. Ci penso io. Arrivederci! Oh, sento di aver dimenticato qualcosa! Caspiterina, sì! Chi lo presenta il prossimo cartone? E ora la seconda e ultima parte del Giro del Mondo in 80 giorni! E così Topolino, insieme a Pippo e alla principessa Minnie, proseguì il suo viaggio intorno al mondo attraversando la sconfinata Cina. Mentre attraversavano l'Oceano Pacifico, Topolino si scoprì a pensare sempre meno ai soldi e sempre più a Minnie. Per attraversare il selvaggio West, Pippo decise di ricorrere alle sue infinite risorse energetiche. L'ultimo tratto da New York a Londra richiedeva 9 giorni di piroscafo, con arrivo la domenica mattina del 19 in perfetto orario, sempre che un avido papero non ci avesse messo lo zampino. Vedrai, Londra ti piacerà, e una volta pagati tutti i conti ci concederemo un po' di svago da veri signori. Ceneremo nel migliore ristorante, andremo a teatro e magari persino a ballare. Ci puoi scommettere! Ah, cioè, volevo dire, ci puoi scommettere? Terribile! Terribile! E aggiungerei obrioso! Ho interrotto qualcosa! No, Pippo! Che cosa succede? Il carbone! Hanno gettato il carbone fuori bordo! Caspiterina! Non arriveremo mai più in orario! No, dobbiamo farcela! Cerchiamo di pensare a qualcos'altro da usare come combustibile! Oh, boh! L'unica cosa da bruciare che mi viene in mente è la legna! Ma dove la troviamo della legna da ardere in mezzo all'oceano? Pensavate che sarei caduto, eh? Non ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati.
arrivati con un giorno di ritardo. Questi sono tutti i soldi che ho. Potrai andare al ristorante, a teatro e a ballare, tutto come ti avevo promesso. Solo che dovrai andarci senza di me. Oh, Pippo, sembra che l'orfanotrofio non potrà permettersi di tenerti più a lungo. Tieni qua. Sono certo che il Banco dei Pegni ti pagherà un prezzo giusto per questo. Non posso accettare il tuo orologio. E io non li voglio i tuoi soldi. Non riesco a capire. Io sono tuo amico, Topolino, e questo non ti costa nulla. E io amo te, non i tuoi soldi. Caspita, sul serio? Ci puoi scommettere? No, oh, siete tutti e due meravigliosi. Beh, è ora di dare a tutti la brutta notizia. Ehi, sentite anche voi la campana? Certo! La sento anch'io! Perché la campana della chiesa suona di lunedì? A meno che... Abbiamo sempre viaggiato verso Oriente! E questo vuol dire che abbiamo guadagnato un intero giorno rispetto a quello che pensavamo! Sembra che il ragazzo non ce l'abbia fatta! Il tempo non è ancora scaduto, però! Oh, sì, il ragazzo ha ancora qualche secondo! 5, 4, 3, 2... Attorno al mondo in 80 giorni! I miei complimenti, ragazzo! Lo sapevo che ce l'avresti fatta! E fu così che Topolino fece il viaggio intorno al mondo in 80 giorni e lui e Minnie vissero per sempre felici e contenti. Su, Minnie, la nostra vacanza ci sta aspettando e lo spettacolo è praticamente finito, andiamo! Forza, Minnie! E dai, che vuoi che succeda? Che scoppi un incendio? Aiuto! Sta andando tutto a fuoco! Finalmente la festa si sta riscaldando come piace a me. È stato lui! Ha ingaggiato 101 draghi! Mi piacciono i draghi! E comunque, sappiamo cosa fare! Dobbiamo aiutarli! In caso di incendio! L'acqua di Noè. Non l'ho neanche sentita arrivare. Lo sapevo che era un atto strabagnato. Sì, tutti bravi a criticare. Bene, l'incendio è spento e lo spettacolo continua. E noi che cosa facciamo? Certo, e al resto pensiamo noi. Credo che possiamo andare, lo spettacolo è quasi finito. Non preoccuparti, Minnie, se la caveranno. E ora, per dimenticarvi dell'alluvione, godetevi questo cartone super asciutto sulla pesca. Ops! Oh!
Ieri è stata la miglior vacanza degli ultimi tempi. E noi che stavamo perdendocela per colpa di... Oh, il clan! Ah, siete tornati. Dobbiamo dirvi una cosa. Immagino quale. Ma com'è successo? È andato tutto bene fino al numero di Pippo con la motosega. O sono stati Zeus e Cernobok con le frecce di fulmine. Insomma, quello che volevamo dirvi è che... Non ce la facciamo più! Mandare avanti questo club è massacrante. Abbiamo bisogno di una vacanza. Ci vediamo tra un mese? Almeno ci siamo riposati. Servizio vacanze gentilmente offerto da Monstro, navi da crociera. Divertirsi non solo in primavera. Godetevi lo spruzzo del famoso sfiatatoio e il lusso di una cena a base di balena. Crociere Monstro, super vacanze senza pena nella pancia della balena. Sembra che dobbiamo ricostruire un po' tutto, quindi ci vediamo! House of Mouse.